La visita al santuario di Sant'Anna di Vinadio in Valle Stura inizia con una passeggiata alla roccia della Apparizione, dove, secondo tradizione, Sant'Anna apparve alla pastorella Anna Bagnis. La presenza di questo cartello ci fa capire l'inciviltà di certe persone. La statua di Anna Bagnis in contemplazione davanti alla roccia dove ci sono Sant'Anna e la Madonna. Una scalinata conduce alla sommità della roccia dell'Apparizione. Facciamo ritorno verso il santuario. Il primo documento storico che indica la presenza di una chiesetta in questo vallone risale al 23 settembre 1307, che nomina l'ospizio di Santa Maria di Brasca, che si trattava di una piccola cappella affiancata da poveri locali per l'ospitalità dei viandanti e pellegrini. Un documento del 1443, per la prima volta, attesta il nuovo titolo della chiesa, detta d'ora in poi di Sant'Anna. La novità di quest'anno sono le messe e le celebrazioni, trasmesse in diretta streaming. L'attuale chiesa fu costruita tra il 1680 e il 1681 con l'animazione di Don Floris, parroco di Vinadio, aiutato dal comune e dai pellegrini. Agli inizi del 1800 iniziarono i lavori di costruzione dei portici di fronte alla chiesa, che vennero terminati nel 1822 con la realizzazione dell'anello al coperto per le processioni e le novene. Nell'anno 1619 la chiesa riuscì ad ottenere una reliquia di Sant'Anna, che viene tuttora conservata nel braccio d'argento che si trova esposto in chiesa vicino all'altare. Il caratteristico pavimento in legno e in salita. Le pareti ricoperte da ex voto. La piccola cappella delle confessioni.
un omaggio a Don Giorgio Peppino, rettore del santuario dal 1968 al 2011, che ha speso la maggior parte della sua vita e delle sue energie per il recupero di questi edifici e per la rinascita del santuario. Terminata la visita al santuario, prendiamo la strada che ci porta verso il Colle della Lombarda, che collega l'Italia con la Francia. Eccoci giunti ai 2350 metri del valico. La strada che scende in Francia verso Isola 2000. Questo stambecco a presidiare il confine. I resti delle fortificazioni. Non potevo non salutare un cornutone simile. Ecco Isola 2000. Rientriamo in provincia di Cuneo. Dal Colle della Lombarda un saluto a tutti, dallo Stambecco e da Walter.